Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo qui oggi su una demo di Builders of Egypt e sono contento di potervi portare questo video perché finalmente posso parlarvi un po' di questo gioco di cui non avrò anche provato. E in verità non mi ricordo se ho portato il video. Devo dire la verità. The first Egyptians established arable fields, mainly for spelt, barley, and date palm, because their meals were based on bread and beer. Cattle, pigs, sheep, and goats were reared, but most often tasty and nutritious fish of various species supplied by the Nile was eaten. Continuously developing craftsmanship supported the development of agriculture and breeding. Thanks to the brickyards, which produced sun-dried mud bricks, the local population could build their first houses and workshops. In the early period of Egypt's development, also bakeries and breweries can be considered as one of the most important workshops. In order to gain hard-to-reach goods, the Egyptians established business contacts with their neighbors or colonized areas where they could extract valuable minerals, metals, and stone building material. For this reason, sailing was developed and the necessary ports built, thanks to which the Nile became a nourishing artery, facilitating the exchange of goods and the receipt of raw materials from remote quarries. From the earliest times, an important aspect of the life of the Egyptian city was to defend it. As a result, defensive walls were built and armies strengthened to protect city dwellers from marauders who would dare to resist the will of the pharaoh. Min, the first Vabbè, king of Alcindi, Egypt, ho was capito che taught that dobbiamo peace ascoltare, però è only had troppo. insured memory. Le prime parti erano importanti, adesso basta. Allora, il sovrano dell'Alto Egitto, Re Narmer, conquistò il Basso Egitto e unì il regno sul Nilo. Ora, il paese necessita di una capitale. Rea, successore di Narmer, ti invia a Menfi. Non dirò il nome in egiziano, qua in egizio antico, che cos'è? Per supervisionare la costruzione di questa magnifica città, un centro politico, amministrativo e religioso che diventerà la dimora della famiglia reale. Ok. L'idea dei valuta era sconosciuta. Il lavoro veniva pagato con il pane. Va bene. Questa cosa non la so sinceramente a livello storico, quindi presumo che chi abbia fatto questo gioco sia un esperto in egittologia, in storia antica, quindi presumo che sia così. Quindi, va bene. Facciamo una strada. Come dice il gioco. Ok, facciamo delle case. Avviciniamoci un po' di più, però. Quando posizionate correttamente, le case permetteranno agli abitanti di trasferirsi. Posso demolire l'edificio in qualsiasi momento. Ok. Caserma dei pompieri. Ah, subito così proprio. Manco il tempo. Sì, vabbè, lo so cos'è una caserma dei pompieri, ragazzi. Ci vuole il pozzo. Niente, è un faro per il momento. Il momento è un faro.
a cavare al gin. E qua le fattorie, sì, praticamente è quello. Il granaio e il magazzino, boh, quello è il magazzino simile a quello di Faro, la fornace, ovvero il mattonificio, per fare i mattoni per produrre il vasellame. Puntine per la pesca e il granaio, eccolo, granaio. Ovviamente, assieme a tutte queste grandissime risorse che noi stiamo curando, abbiamo bisogno del bazar per poterle vendere. Che ora? Mappa della regione. Frame rate bassissimo. La nostra città. Qui, dove? Vabbè, Tinis. Ho capito, che già fa? Fai clic sull'insediamento selezionato. Ok. Apri la rotta commerciale. Ok. Fai clic su economia. Ok. Posso esportare i mattoni. Quindi io adesso vado qui e dico che voglio esportare i mattoni. Conoscendo il gioco posso vedere le condizioni di vittoria. 70 abitanti, esportare 1000 di mattoni e riunire, ovvero creare, presumo, 1200 di ceramica. Chiudiamo la scheda economy, chiudiamo la mappa regione, torniamo nella nostra città e adesso il tutorial praticamente è finito e quindi noi andiamo a velocità supersonica. Con la gente che si incazza e a noi non ce ne frega un cazzo. Ma questa è demolizione. Abbiamo bisogno di più case. Facciamo sta strada così. Il livello di produzione è pieno, non si vede da qua però. Io avevo abbastanza magazzini, ma perché, scusa, il magazzino è pieno? No, però perché non ci vai? Ok, sono state aggiornate. Un commerciante che arriva in città non esce tuo magazzino disponibile. Sì, che cazzo vuoi? Cioè, nel senso, tutto normale. Se i mattoni non ci sono, non è colpa mia, scusa. Non ho capito. O cazzo tieni tu, mica io. È nato il principe Ger. Gli egiziani, vabbè, gli egiziani amavano i bambini. Bene. Che sta arrivato il fiume che arriva fino a qua l'acqua. Credo di sì, presumo di sì. Che vuoi? Che c'è? Pietra miliare, fermi! Fermi! Colonia! Quindi sono diventati una colonia. Cosa vuoi? Non si capisce. No, sì, sì, non vi coglioni. Si può sapere che cosa vuoi? Qua giustamente il bazar non copre tutto, quindi dobbiamo fare un altro bazar, magari tipo tu qua prendi tutto, ne faccio uno qua che prende anche questi altri qua. Il pozzo abbiamo fatto, che sta qua, prende tutto. Io potrei anche farne un altro qua effettivamente, però mo vediamo con calma.
E casa ci so. Quindi mi fotto proprio. Cosa c'è? Di trovare il marito perduto. Capito? Che vuol dire? Sì, ho capito che l'hai perso, ma io che ne so chi cazzo è. Lui? Ma vaffanculo. Vabbè. Ok. Yes. Vabbè. Poi fuoco. Rompi i coglioni. Vabbè, dovrebbero andare. 2 hours later. Ragazzi, è stato un dito in culo. Score, penso. Meno 1933 è davvero carino. Score 1933. Ma perché? È un casino. Ci sono alcune cose che non mi vanno tanto a genio. Ma come demo io mi sono divertito. Davvero carino. Io ve la consiglio di provare, perché ne vale assolutamente la pena. Questo è solo l'atto 1. Il video può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi.